Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo episodio di Carriera che esce di venerdì dopo quello che avete visto ieri o l'altro ieri, dipende, perché ho avuto dei problemi col copyright che comunque spero di aver risolto nel modo migliore e quindi spero che tutti possiate aver visto quel che è stato forse l'episodio più bello da quando è iniziata la carriera. Prima però di parlare dell'episodio di oggi volevo comunicarvi una cosa abbastanza figa. Perché ho scoperto navigando su internet un'app molto, molto figa, divertente e utile soprattutto sul calcio, una delle tante, non so se la conoscete già, si chiama OneFootball e praticamente volevo andarvi rapidamente a spiegare come funziona questa applicazione, perché praticamente è un modo fighissimo, soprattutto per me, per seguire di più il Leicester proprio, perché se anche voi come me vi siete innamorati così tanto del Leicester grazie a questa carriera e non avete però la possibilità di seguirlo giornalmente su Sky o comunque in TV, grazie a questa applicazione potrete ricevere varie news su Leicester anche durante le partite con le varie notifiche. E vi vado a spiegare subito come funziona. Allora, in pratica, appena aperta l'applicazione, soprattutto se siete in Italia, vi aprirà una schermata sul campionato italiano, perché ovviamente dovete scegliere la vostra squadra del cuore, ma voi per farlo basta che andate, se non è presente nel campionato italiano, come ad esempio il Leicester, in alto dove c'è scritto proprio ricerca squadra. In questo caso io ho il Leicester che ho scritto qui e mi escono vabbè Leicester City delle riserve e il Leicester City che ovviamente è la squadra che vado a selezionare io. Successivamente dovrò scegliere le competizioni e quindi di conseguenza come vedete ci sono le stelline verdi sulle competizioni che voglio seguire e alle quali voglio avere notifiche e io qui ho lasciato ovviamente tutte quante perché è giusto così. Su notizie voi avrete l'ultima partita dell'Leicester e quindi quella di l'altra sera, ma essendo una squadra di Premier League avete anche la possibilità di avere altre notifiche sulla Premier già sotto, subito sotto, infatti sotto la notizia che avete visto prima della Premier e quindi della sedicesima giornata del Leicester KO a Barnmouth c'è il grandissimo Yaya Touré che ha pensato bene di farsi ritirare la patente per 18 mesi guidando da ubriaco, grande Yaya, così che sei un fenomeno. E cosa importante, ovviamente potete anche scegliere di seguire più squadre insieme, ad esempio come vedete da questa schermata io posso cercare ovviamente informazioni sugli altri campionati e va bene un po' come fosse il menu della carriera per farvi capire. Ma poi come vedete io qui ho sia il Leicester che la Roma, perché ovviamente è la mia squadra del cuore, quindi ho aggiunto anche quella. Comunque io ve la consiglio questa applicazione perché è molto comoda. La potete trovare tranquillissimamente su qualsiasi dispositivo o Android o iOS, quindi iPhone, iPad, eccetera. Vi basta cercarla dall'App Store o dall'Apple Store, insomma, dipende dai dispositivi. Io comunque ve la lascio qui sotto in descrizione, il link, così non ci sono problemi. Detto questo, possiamo partire con l'episodio. A questo punto, signori, bentornati ufficialmente con questo nuovo episodio della mia carriera e oggi avanziamo immediatamente con il calendario perché avremo un episodio molto complicato, lungo e concentrato perché innanzitutto torna la Champions, non so se ve l'avrò fatto capire dal titolo con i miei titoli molto interessanti, ma comunque avremo tre partite che vi vado rapidamente ad illustrare, sono quella contro il Crystal Palace per quanto riguarda il quinto turno dell'FA Cup, partita che come sapete sarà secca per quelle che sono le regole, ve le faccio ripassare al volo perché io l'ho imparata recentemente, dell'FA Cup, ovvero la gara di base è secca, se si chiude in parità c'è una gara di ritorno chiamata replay ed è quello che è successo contro l'Arsenal. Poi la Champions con la trasferta al Calderon contro l'Atletico Madrid che ho visto la classifica della Liga, l'Atletico è secondo in Liga e quindi sta facendo un grandissimo campionato a differenza per esempio del Barcellona che è quinto e poi anche una partita di Premier League contro il Liverpool al King Power Stadium. Vi ricordo la trasferta di Anfield del girone andata finita 3-3 con il Leicester che era sotto per 3-1, insomma un Leicester che già all'epoca dimostrava grande carattere. Drinkwater ci ringrazia per le presenze da titolare che gli stiamo concedendo, Drinkwater che ha anche segnato nella partita contro il Chelsea, sbloccando di fatto il risultato e quindi direi di andare a giocare proprio contro il Crystal Palace in trasferta per questo turno dell'FA Cup, dobbiamo fare risultato per dare anche continuità alle grandi prestazioni di questo mese. Squadra in campo a Selhurst Park, Crystal Palace contro Leicester City, una partita che non è per niente scontata, in campionato abbiamo perso contro questo avversario nel periodo un po' più oscuro della nostra stagione, la sconfitta per 2-1 interna al King Power Stadium con le mani lotto. Però Odegaard, c'è ancora dietro Keita, lo serve col tacco Odegaard, Keita lascia fuori, a Drinkwater che piazza e prende l'incrocio dei pali, prima palla gol per il Leicester, poi Musa, porta in vantaggio il Leicester con un gol bellissimo, in rovesciata, un gol meraviglioso di Ahmed Musa che la sblocca dopo 4 minuti, il Leicester è già in vantaggio, ma che spettacolo a Selhurst Park, il pallone McArthur.
Parte il 18 al centro dell'area di rigore, Zuma la lascia lì e poi Remy, il pareggio del Crystal Palace, un errore clamoroso di Kurt Zuma in Leicester. Tanto per cambiare, ha regalato il gol al Crystal Palace ed è 1-1 a Cedar Park. L'errore in realtà lo fa Ute e non Zuma, anche se Zuma lascia lì il pallone, insomma non si sono capiti i due centrali. Dentro da Ward che si muove bene sulla destra, lascia partire il cross morbido, mette fuori Junuzovic. Non è finita perché c'è Cabaye. Poi Sakho col gran dribbling e poi la traversa colpita da Pancheon. Clamorosa palla gol per il Crystal Palace. E allora ancora Crystal Palace che sale con il pallone largo per Cabaye. Al centro sempre Pancheon. Lo aspetta Cabaye, poi la mette forte intesa per Remy. Zirarov con una parata illegale. Salva il Leicester, lo tiene sull'1-1. Rivediamo il tutto su Remy. Ziller, parata illegale, calcio d'angolo. Pancheon lo disturba Simpson, gli strappa il pallone. Poi va verticale da Slimani, posizione regolare. Slimani di fronte a Mandanda. Slimani con il destro, riporta avanti il Leicester. Il primo errore, li puniamo subito. 2-1 per le Foxes. Con l'ennesimo gol stagionale di Slimani, al primo errore del Crystal Palace in questo secondo tempo. Non è finita perché c'è Tielemans. Col doppio passo va via. Poi carica il destro, largo da parte del 16. Remy allora. Verticale per Pancheon. Un 2 contro 2 in contropiede per il Crystal Palace. Però sembrano molto, molti di più loro. Forse è vero. Attenzione al destro a giro. 2 a 2. 2 a 2. È il secondo gol subito da Leicester oggi che si poteva evitare. Questo forse più del primo. Invece è un gol ingenuo. Non c'è tempo. È 2-2 a Cedar Park. Ci vorrà il ritorno anche in questo quinto turno dell'FA Cup. Se c'eravamo salvati contro l'Arsenal, vincendo poi il ritorno, oggi mi devo un po' preoccupare perché loro si salvano qui in casa loro e quindi al ritorno cercheranno di completare la rimonta. È vero che se giochiamo da squadra compatta, come siamo abituati a vedere ultimamente, è un'impresa facile. È un'impresa molto facile perché oggi poteva anche finire 0-3 tranquillamente. E invece, da buon Leicester di tutto il campionato, ce la siamo andata a complicare. Va bene così. L'importante è che saremo concentratissimi nella trasferta del Calderon contro l'Atletico Madrid e successivamente contro il Liverpool in Premier. Intanto questo è il quadro degli ottavi di finale della Emirates FA Cup, questi risultati totali, e quindi avanziamo e giochiamo proprio questa partita in Champions League. Sento già la musica, sento già l'atmosfera. Atletico contro Leicester, sarà una grande serata. Abbiamo dato una grandissima prova di forza vincendo un girone tutt'altro che scontato e come premio abbiamo trovato l'Atletico Madrid che forse per una delle pochissime volte della sua storia è uscita seconda dal suo girone. Buonasera e buon divertimento dall'estadio Vicente Calderón di Madrid. Siamo in Spagna, siamo di fronte al cholismo del Cholo Simeone, del suo Atletico. E allora sarà veramente una partita spettacolare stasera, sia stasera che poi tra qualche settimana con la sfida di ritorno. Qui inquadrato Mister Marconi che ha parlato bene proprio di Simeone nel pre-gara, da seguire Riyad Mahrez che oltre a essere tornato in palla nelle ultime partite di Premier League ha fatto anche molto bene per quanto riguarda il girone, trovando 3 gol in 6 partite, comunque una buona media del mezzo gol a partita. Andiamo a leggere le due formazioni perché c'è veramente una grandissima atmosfera stasera mentre voi state sentendo l'inno della Champions League. Questo è l'Atletico, Oblak tra i pali, Juanfran, Savic, Godin e Felipe Luis in difesa, Carrasco, Tomás, Coque e Gaitán a comporre il centrocampo con Griezmann e Gameiro lì davanti. Vediamo invece come risponde il Leicester City, Leicester che anche in Premier, anche in FA Cup, comunque in patria, se così vogliamo dire, sta ritrovando una buona fisionomia. Leicester che in Champions aveva sempre giocato con il 4-3-3 o comunque con il 4-3-1-2, insomma, con quel modulo lì. Adesso con la difesa a 3 potrebbe essere tutta un'altra cosa, ma speriamo che andrà bene. Ziller tra i pali, Zuma, Morgan e Hut lì dietro, Mahrez a destra, Alexandro a sinistra, Mendy e Drinkwater i due centrali, Tielemans alle spalle di Ahmed Musa e Islam Slimani. Tiene però in un primo momento Felipe Luis perché poi si suicida. Allora Slimani, aspetta Tielemans, lo serve adesso. Yuri Tielemans l'ha preso Black. Non si sa come. Nico Gaitán con le mani. Luis si appoggia a Coque, poi ancora Gaitán. Da Griezmann, palla bassa, Gameiro si appoggia dietro per se stesso perché non si era capito col compagno. Sta dormendo nel Leicester però, destro deviato, calcio d'angolo e adesso si soffre. Allarga ancora molto bene per Nico Gaitán, poi dentro per Felipe Luis che può anche calciare a giro e di un soffio a lato.
Ahmed Musa che deve tenere il pallone in campo, così fa, poi dribbla anche il suo avversario. Occhio a Musa, dentro per Marez, che inventa, ridà il pallone a Musa! Che scrive il vantaggio dell'Eister al Calderon di Madrid, 0-1, dice il punteggio, Ahmed Musa, altro gol per lui, 1-0 per noi. Occhio quindi a Gameiro, bravo Hut, a metà Hut però, Carrasco va in porta e calcia, Ziller dice no, il Leicester ha dormito ancora. E Tielemans difende il pallone con molta classe, poi Alexandro, Perez di mano, 1-2, splendido, con Alexandro che va sul fondo, la deve mettere dentro! E Godin a tenere. C'è dentro Marez che sta giocando dove vuole. E allora pallone dentro per Alexandro. Sinistro! Sul fondo, arrivava in corsa, ha fatto bene a provare. Scelta coraggiosa del brasiliano. Poi comunque Slimani, dentro ancora per Villalba, dalla parte opposta c'è Musa. Villalba, 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 Villalba molto piano. Poi arriva Musa! Mette il punto esclamativo. Forse pure sulla qualificazione. Perché fa 2-0 al Calderon. Un gol a tempo. Doppietta di Musa è risultanza di tutti, anche nel settore ospiti, il raddoppio dell'Eister, e questo può essere veramente un gol pesantissimo perché risultanza dice tutto. Il Leicester fa 2-0 a Madrid e poi dovranno venire in casa nostra e sicuramente non gliela regaleremo. Il Leicester espugna il Calderon, vince 2-0, la stretta di mano sobria tra Simeone e Marconi col mister che sa che oggi la partita era forse anche isperata. Infatti ci sono le lacrime incredibili tra i giocatori dell'Atletico Madrid, che forse sanno che non hanno incontrato il Leicester che potevano incontrare qualche mese fa, anche se poi Leicester, è vero, in Champions League ha sempre dato il 100%. Hanno incontrato un Leicester, passatemi il termine, coi controcoglioni, e quindi saranno cazzi amari al ritorno.